Avevo preparato un video un po' riprogativo, chiaramente non potevo far mettere tantissimi graditi ospiti, presidente, allenatori, dirigenti, giornalisti, cari amici, soprattutto anche tesserati che sono stati con noi in tutta questa lunga stagione, ma abbiamo preparato comunque queste foto slide. Eh sì, immagini che toccano un po' il cuore che è Eh già sì. passato un anno, Marco, una lunga stagione sportiva, oltretutto ancora più lunga purtroppo per il No, di fa. Covid-19. E allora iniziamo i saluti da Marco Morelli. Sì, è stata veramente una stagione molto impegnativa dal punto di vista sportivo, intendiamoci, non è niente a confronto a quello che è successo. Comunque io spero che ci siamo divertiti un po' tutti, abbiamo cercato di fare il nostro meglio e siamo pronti a ripartire un altro anno cercando sempre di dare il massimo. Con nuovo format anche, ricordate, oltre professionisti, anche la finestra sui Su dilettanti. dilettanti. Marco Materassi. Io ringrazio te, Maurizio, per l'opportunità. Mi sono divertito, ho avuto l'opportunità di essere ospite fisso con voi. Aspettavo il martedì per parlare tra di noi, ma anche inorgoglito che la nostra trasmissione, oltre alle Sì. faccende tecniche calcistiche, che poi ognuno porta il contributo senza pensare di essere chissà chi, ma soltanto un grande appassionato, ha sempre avuto un estremo riguardo per le altre vicende. Ho ancora in mente il tuo toccante saluto alla riapertura per purtroppo i troppi e tanti scomparsi per il Covid, per le altre vicende. Abbiamo sempre avuto anche un occhio di riguardo per quello che non è il calcio giocato o parlato, ma quello che vive il calcio come sport di comunanza e di amicizia e di competenza. Per questo vi ringrazio, Grazie. auguro alla trasmissione futura ogni fortuna, sperando di poter essere ospite qualche volta o anche spesso per telefono o fisicamente pronto. E a te più che altro, grande amico mio, un abbraccio perché come sempre si dice, maestri non si nasce ma si diventa e te lo sei stato quantomeno per me. Grazie Marco, grazie veramente di cuore di queste belle parole e sentiamo anche le parole di Riccardo. Apro un attimo una parentesi, Alessio Cristiani, ho avuto la fortuna di averlo allenato, un ragazzo intelligentissimo calcisticamente, sono contento di vederlo alla Pro Livorno. Io Maurizio e Marco vi ringrazio tanto per avermi dato questa bellissima possibilità, è stata un'esperienza unica e sono contento e orgoglioso di aver fatto parte di questa grande squadra. Grazie Vabbè, a tutti voi. aspettiamo ora anche qualche nuovo tuo incarico.
Ma me lo auguro, al momento il telefono non sta squillando, spero che qualcuno si ricordi di me e magari possa darmi la possibilità l'anno che viene di allenare, perché mi sta già mancando il campo e quindi il pensiero di aspettare troppo mi turba un po'. Quindi mi auguro al prima possibile che squilli il telefono. Grazie. E come da tradizione noi siamo qua in regia insieme a Alessandro Baroni, perché grazie anche al suo lavoro dietro le quinte che possiamo andare in onda e tutti i servizi e tutte le sigle, insomma le varie telefonate, veramente un grande lavoro. Grazie Ale anche da parte di tutti noi e ci vediamo il prossimo anno con Calcio Toscano, Calcio Giocato. Ciao da Maurizio Zini e tutta la redazione sportiva di Telecentro 2. Ciao!